Martigno, come stai? Va bene, scusa, torno domani magari. Torno domani. Adesso speriamo che oggi sta un po' meglio. Martigno? Ho provato un regalo. Ah, ok. Bello regalo! Bello regalo, fa vedere! Sono Jack! Andiamo a cercare del nuovo vecchio! Questo è proprio un regalo che desideravo da tipo 30-40 anni, proprio bello. Metto a posto un attimo. Sono contento che ti piace. Metto qua. Oggi ti vedo molto meglio rispetto a ieri. Ieri ti ho visto che c'era un po'. E ieri stavo un attimino così. Cioè, costipeo, avevo qualche problemino. Oggi come. Oggi un po' meglio, però ancora un po' di mal di testa, ma un po' streo. Capito. E niente, vabbè, ti volevo portare pure un po' di macchia, c'ho qualcosa da vedere, qualche DVD, se vogliamo fare qualcosa. Tanto so che oggi devi stare a casa. Allora, dai. Almeno non stai solo. Andiamo a vedere qualche. Dai, vediamo cosa mi portiamo. Vediamo. E aspetta, lascio una giacca, aspetta. Ok. Vediamo che filo. Guarda. Ce l'ho qui nella tasca zerra della giacca. Ah, però. C'ho la tasca un po' capiena. Allora, ho portato Shaolin Soccer. Bello, Shaolin Soccer, bello, questo è un bel film calcio. Poi guarda, Paolo Roberto Cotechino. Bello, anche Paolo Roberto Cotechino. Sì, questo era mio cugino negli anni 80, bello. Poi vabbè, classici italiani, Breganenz. Bello, Breganenz, questo non è male. Classicissimo proprio, la Vendetta Nuova Biscia, proprio questo classico. Questo mi sa che è bello. Io direi di iniziare con... Con Paolo Roberto Cotechino, che mi piace, sì, Vabbè. Guardiamoci, vai. Bel film, specialmente la scena della biscia quando scorre durante diretta della via do Brasil, ok, e che vogliamo fare? Non so, anche perché basta, film, guarda, belli film, lunghi, belli, recitati bene. La luce è fatta bene, la fotografia proprio girata in quel modo giusto che crea quell'atmosfera proprio pro Brasil, però basta. Sì, dai. Ma sai cosa mi è venuto in mente? C'è un gioco che potremmo fare, che non ho mai provato. Dicono che se reciti una formula davanti allo specchio, poi succedono delle cose un po' strane, così. Tanto per tanto non facciamo niente, dove facciamo? Sì, si può giochiamo. Giochiamo. Allora, vabbè. Ok. Oh, ecco la telecamera, bella, che funziona. Dove sei? Eccomi! Oh, telecamera! Sì, ho preso la telecamera perché praticamente, no? Yeah. L'ho visto in un film, sì. Sta cosa qua. Allora praticamente recitavano davanti allo specchio questa formula, Bloody Mary. E teoricamente dopo che lo dici, dovevano vedere il diavolo, capito? Però vabbè, dai, cioè. Gioco conoscendo. Ma tanto, cioè, cosa vuoi che vedi? Compare il diavolo, ne fa una pernacchia, andiamo via, cosa vuoi che succede, dai? No? Sai che per pulire il cappello, 3 sciampi al giorno, te, per pulire la chioma. Ah, sì, beh. No, vabbè, era una cosa bella. Così. Allora, eccoci qua. Sì. E allora, niente, allora, spegni la luce. Spengo. E facciamo. Sì, aspetta, spegni, vediamo com'è la luce. Sì, dai, va bene. Adesso diciamo Bloody Mary. 3 volte. 3 volte. Va bene? Ok. Allora, 1, 2, 3. Bloody Mary. Qui non succede niente, qui è passati 10 minuti, ancora stiamo qui a di Bloody Mary. Manco fossimo alcolizzeo. Ok, niente, dai, accendi, tanto qui ho capito che... Oh, non si accende la luce, ma che è? Questo gioco è proprio una cavolata. Guarda, possiamo riprovare l'ultima volta per essere sicuri che non funzioni. Dici? Va bene, dai, proviamo. Vado. Vai. Bloody Mary.
forse non siamo stati abbastanza convinti nel dirlo, però secondo me è una cavolata. È una cavolegge, non funziona niente. Questi giochi come le sedute spiritiche. Un giorno ho fatto la seduta spiritica per chiedere l'anima di parlarci per lei e non veniva mai sto Pelé, chissà perché non veniva mai. Ma non lo so. Ma è morto Pelé? Pelé? Ah no, non è morto Pelé, ecco perché non veniva mai. Ma scusa, c'hai ragione. Ma hai spento te? No. Ma hai spento te la luce? Io non ho spento niente. Ma sei sicuro? Ma cos'è sto suono? Cos'è? Ma che cacchio? Accendi. Ma guarda, aspetta un attimo che ti riprendo dalla testa. Ma che cacchio è? Qualcuno ti ha tagliato un capello. Ma non è possibile. Sì, ti ha tagliato il capello. Non può essere. Io ti ho tagliato niente. Io manco so come si taglia i capelli, non ho mai tagliato i capelli in vita mia. Non vedi che c'ho un afro puff che c'ho manco Snoop Dogg. Che cacchio è stato? Ah, non lo so. Forse è stato il diavolo. Un diavolo? È stato un diavolo scommesso che si è preso il cesso, dentro il cesso, e ha tagliato il pelo. E perché mi ha tagliato a me? Scusa, guarda quanti capelli belli c'avevi, poteva tagliare a te. No, i miei troppo belli i capelli, è un peccato tagliarli. Proprio anche per il diavolo è un peccato mortello. Porca miseria. Dopo altro che inferno. No, ma guarda, basta, andiamo via che qui mi sto iniziando a preoccupare, questa roba. Sì, no, ma andiamo proprio via. Vabbè, andiamo via. Io credo che voglio giocare ancora, giocare con il diavolo. Giochiamo, però, finché gioco, vabbè, ma così, cioè, più a male. Vabbè. No, aspetta un attimo. Cosa? Dopo lasciamo aperta la connessione con il diavolo, qui mi entra il diavolo dentro casa, e poi io vivo da solo, non è che vivo in due, poi se devo vivere in due vivo con la donna, mia col diavolo. E vieni un attimo qui, adesso finiamo il gioco per bene. Dai, ma mi fa paura. E finiamo sto gioco, allora adesso rifacciamo. Come primo, sì. E vediamo un attimo cosa succede. E se vediamo che non succede niente, vuol dire che la connessione è chiusa. Ok? Quindi dobbiamo rifare la stessa cosa. Stessa cosa. Vado, mamma mia. Vado. Va bene. Vladimir. Vabbè, arriva. Non pare che non succeda niente. Aspetta un attimo, che sento qualcuno nell'aria. Ma è buio questo? Ma lo senti questo rumore di fondo? Io non scureggevo perché non le faccio queste cose, ma No, ma è un altro rumore, non è... Si sente la musichetta, sì. Tipo un film horror anni 90. Sì, un po' così. Sì, un anche po' anch'io lo sento. Boh, accendo la luce, ci provo. Prova ad accendere, non funziona. No, prova, riprova. Eccoci. Ok. Ma come... Che cacchio c'hai addosso? Niente, sono normale, come primo. Non no, vedo che. No, cioè, guarda, non sei. C'hai un cappello di. Ecco, un cappello ce l'ho. Non c'è capelli, non c'è un cappello strano, è diverso. Non c'è niente, io mi pare di essere sempre uguale. Che cacchio è? Ho sentito una spinta. Una spinta? Non può essere una spinta, cioè, è tutto normale. Aspetta che c'è nuovo. Ecco. Ma Fratini, i capelli? Ecco, i capelli sempre lì, io li sento bello soffici, no, anche perché ho lavato con questo shampoo nero, io ero shampoo antiforfura, quindi manco la forza. Non ce l'hai i capelli, non c'hai i capelli, non ce l'hai. Ma che cacchio? Non so. Ma perché c'è il 3 di mezzo? Un 3 di mezzo? Ah no, questo è proprio così, i capelli a me mi spara un po' Big Jim. Era solo lo scatto frio. No, va bene, adesso mi pare che non è successo niente, quindi possiamo andare. Ma a me invece mi pare proprio di sì. Io ho tutto un po' uguale, mi sento sempre uguale. Il cuore? Ah, di qua. Il cuore batte, quindi tutto a posto. Ma è a posto, è chiuso tutto, andiamo a fare qualcos'altro. Anzi, io poi mi do anche riposare perché... c'è la partita fra un paio di giorni. Se lo dici te. Strittigno. Non so se questa cosa, cioè, a me non mi pare normale, però vedi, ti ho lasciato, vedi il cavalletto là dietro, yeah. E ti lascio delle telecamere così magari puoi vedere se è tutto a posto eccetera, va bene, così magari monitoriamo un po' la situazione, così se ci sono dei problemi, sì, magari non sa mai, se fosse qualche problema te ne metto una in camera, te ne metto una qua, sì. Va bene, ok, va bene. Così almeno controlliamo. Anche io sono un po' più sicuro di essere, perché sai, a casa da solo, da qua un uomo da solo in casa non è... ho sempre voluto fare l'idranto perché mi piaceva da grande fare l'idranto. Sì, certo. Sì, sì.
Va bene, va bene, va bene, dai, allora ti piazzo la telecamera, ok? Ok, ecco qua, e questa è fatta. Vediamo un po'. Sì. Guarda, Stettigno, te l'ho montata qua, va bene? Ok, questa è una. Mi piace. Dopo te ne metto una in camera, ok? Così almeno c'è la situazione un po' sotto controllo, ok? C'ho la barba da fare, dopo di togliere non mi guarda. Vabbè, vabbè, dai. Ok? Va bene. Oh, io intanto vado adesso, poi okay. Se c'è qualche problema mi fai sapere. Va bene. Va bene? Sì, 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 sì. Allora. Buon, buon, buon. Ciao, Stettino. Ciao, io mando la mail a fiancé perché se sa mai. Va bene, va bene, ti fai, fai. Ok. Grazie anche per i filmetti quelli un po' più... Sì, quelli lì, 60 cazzi per... Sì, per device. Device, esatto. Sì. A mettere la bella mela fiancé, mandata. Enter. Ma guarda un bel filmetto. Un bel filmetto che ci sta bene. Comincio a sentire un po' freddo. Che musicone è sceso. Mi sa che ora che vado a letto, perché questa sera la sento un po' calda. Ma lo senti questo rumore di fondo? Io non lo scuseo, eh. Non lo scuseo. Voi ascoltate un cazzo, però scuro Geo. E mi fa. Ok. Poi... Aspetta. Ma hai spento te la luce? No, ma che... Io spento niente. Ma prova a riaccenderla. Aspetta, rifiuto meglio sto suono che non so capire un cazzo. Vabbè, vai col suono e poi infatti vai... Sì. Ma aspetta, se no fai così, fallo un po'.